Cavalieri Amazzoni, bentornati sul mio canale. Quella di oggi è una giornata molto delicata ed importante in quanto vedremo come caricare un puledro sul camion. Come avrete visto, Angel ha fatto il suo primo percorso a casa e nei prossimi giorni la porterò con me a fare un training in un'altra struttura, per cui mi devo assicurare che salga bene sul camion e che non sia per lei un problema. Quante volte in concorso vi è capitato di vedere qualche cavallo che non vuole salire sul camion? Beh, a me tante, e le scene che si vedono sono sempre le stesse. I proprietari hanno fretta di andare a casa, il cavallo non vuole salire e allora si comincia con scoppe, longe legate ai fianchi del camion e chi più ne ha, più ne metta. Magari dopo un po' di tempo il cavallo cederà e salirà sul camion, ma il problema non sarà risolto per il prossimo viaggio, anzi, per cui cerchiamo di fare le cose per bene fin dall'inizio, in modo che il cavallo non si trovi in questa situazione in futuro. Spesso salire sul camion è un aspetto che molti trascurano, pensando che sia una cosa scontata per il cavallo. Di fatto non è così, poiché essendo il cavallo in natura una preda, ama stare in spazi aperti e uno spazio come quello di un camion o un trailer può essere vissuto da parte loro come una situazione pericolosa. Per questo motivo è importante dedicare il tempo necessario ad insegnare i cavalli giovani a salire sul camion. Se affrontata bene la prima volta, è molto probabile che il cavallo non avrà mai più problemi a salire su un mezzo di trasporto in futuro. La prima volta è assolutamente imprevedibile e potrebbe essere facilissimo oppure potrebbero volerci delle ore. Per questo motivo vi sconsiglio assolutamente di improvvisare e tentare di farli salire qualche minuto prima della partenza, ma prendetevi un po' di tempo ed iniziate qualche giorno prima armati di tantissima calma e pazienza. Per prima cosa parcheggiamo il camion in uno spazio aperto, in modo che il cavallo non si senta costretto a salire, non si deve sentire in trappola. Io parcheggerò il camion adesso in questo grande piazzale. Angel è ancora senza ferri, per cui anche su questa pavimentazione non ha problemi e non rischia di scivolare. Se il vostro cavallo ha i ferri, vi consiglio una superficie non pavimentata, un prato o anche un campo in sabbia possono andare benissimo. Se avete un camion come il mio, vi consiglio di aprire un po' di paratie in modo da avere più spazio, perché solitamente all'inizio i puledri fanno fatica a girarsi. Se invece avete un trailer, con la paratia centrale, vi consiglio di spostarla lateralmente e lasciare più spazio appunto al puledro. Un altro fattore da tenere in considerazione è quello dell'illuminazione. Non fatelo di sera con il buio, anzi, fate in modo che all'interno del camion sia ben illuminato e non sembri un grosso buco nero. Come vedete, il mio camion filtra abbastanza luce, non è proprio scuro. Se avete camion più scuri, vi consiglio magari, se avete delle porte o delle rampe laterali come questa qua, di tenerle aperte in modo che entri più luce. Dopo questa lunghissima introduzione, andiamo a prendere Angel e vediamo un po' come si comporterà. Ciò che vi serve è una capezzina Parelli, una longia di quelle lunghe per girare la corda, una frusta e le protezioni per gli arti del cavallo. Io uso quelle delle Quick da diverso tempo e mi trovo molto bene.
siamo al camion. Angel già lo guarda e soffia un po' sospettosa. Ci avviciniamo sempre con molta calma. Molto importante, ragazzi, sempre l'uso dei guanti, perché in queste situazioni non si sa mai se il puledro si spaventa, tira indietro improvvisamente. È importante non rischiare di bruciarsi le mani. E un'altra cosa, è molto importante anche non avere aiuti da dietro. So che le persone molto spesso lo fanno per aiutarci, ma il cavallo che viene spinto da dietro il 90% delle volte inizia a mettersi contro le richieste che gli facciamo e sarà molto più difficile poi caricarlo sul camion. Quello che faccio io è chiedere semplicemente di avanzare, e ogni volta che il cavallo fa un passo verso il camion, relax, piccolo premio. Ogni volta che il cavallo invece indietreggia, scomodità, ovvero userò la frusta con dei piccoli colpetti dietro il garrese in modo da creargli scomodità e chiederle anche di avanzare verso il camion. È molto importante tenerli anche concentrati e che guardino la direzione del camion, quindi all'interno del camion. Se quindi avete cavalli distratti che girano la testa a destra e a sinistra, cercate semplicemente con la longhina di chiedergli un po' di attenzione. Iniziamo a chiedere ad Angel di avanzare verso il camion. Vi consiglio anche di non guardarli troppo negli occhi, ma di distogliere lo sguardo. Quindi gli indico la direzione e con la frusta, brava, okay. Brava. Brava, la lascio pensare, la lascio ragionare e la lascio anche annusare la rampa quando deciderà di avvicinarsi un pochettino di più. Appena masticato, quindi è un buon segno. Brava. Brava. Come vedete, Angel è molto sensibile alla frusta, quindi basta solo alzarla e lei capisce già che è una pressione, non la sto neanche toccando. Brava, bravissima. Ok, e premio. Ovviamente dovete sempre avere i premi pronti in tasca, eh? Brava! 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 Si sta guardando intorno.
Brava! Ha già capito però come girarsi. Bravissima! Brava! Ok! La lasciamo usare. Brava! Bene, adesso scendiamo e lo ripeteremo ancora un paio di volte. Bravo. Saliamo la seconda volta e proveremo anche adesso a chiudere la paratia. La frusta per farla salire non è sempre così, però, e ci sono casi in cui l'aiuto della frusta è anche fondamentale per riuscire a farli salire. Sta lì un po' a voi capire se bisogna usarla oppure no. Angel sembra a suo agio, io le do un altro premio. Vediamo. Possiamo scendere di nuovo. Angel è stata molto positiva e ha imparato bene oggi come salire sul camion. Quindi è pronta per fare il suo primo training fuori casa nei prossimi giorni, vedremo come si comporterà. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!